Il ruolo educativo della scuola, la necessità di educare i giovani sin dall'infanzia, la cultura di genere, il rispetto dell'altro in un'ottica di eguaglianza è stato messo in risalto durante il convegno Mai più violate organizzato dalla Consulta alle politiche femminili in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. L'ispettrice Giovanna Criscione in questo contesto ha parlato di pedagogia di genere, affrontando il tema genere e diversità culturale, una grande sfida per l'educazione, e ha annunciato che sta lavorando ad un'iniziativa di formazione insieme ai docenti nelle scuole. Da quando i bambini sono molto piccoli, per iniziare un discorso pedagogico che coinvolge necessariamente i docenti in un momento di autoriflessione, perché anche noi abbiamo degli stereotipi in quanto persone adulte, che coinvolga molto i genitori, perché ovviamente noi dobbiamo avere dalla nostra parte i genitori per fare un discorso coerente e continuo nella scuola. Quindi dobbiamo prevedere dei curriculi che inizino fin dalla scuola dell'infanzia. Io inizierò proprio quest'anno un progetto, ho già elaborato un progetto che inizia fin dalla scuola dell'infanzia, dove si parlerà di pedagogia di genere e che coinvolgerà moltissime scuole, anche molte di Vittoria, perché i docenti hanno aderito volontariamente. Quindi si deve iniziare fin da piccoli per questo discorso, perché la violenza si combatte cominciando una grammatica degli affetti, e veramente bisogna di nuovo parlare dei sentimenti, di sapere esprimere i sentimenti e di sapere rispettare gli altri. Rispetto degli altri vuol dire con tutte le differenze, perché la pedagogia di genere non vuol dire omologare i maschi alle femmine o le femmine ai maschi, assolutamente, ma vuol dire rispetto delle differenze.